Martedì 22 novembre, buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione in apertura, la cronaca. La provincia di Alessandria, infatti, nella morsa dei soliti ignoti, da Alessandria a Casale, ancora nel Novese, nel Tortonese e in molte altre zone del territorio, in una settimana si sono verificati numerosi furti, truffe e rapine. Il questore di Alessandria, Filippo Di Spenza, per combattere il fenomeno criminale ha disposto anche l'impiego del reparto speciale anticrimine della Polizia di Stato. Ma sentiamo Franco Capone. Nei prossimi giorni il reparto speciale anticrimine della Polizia di Stato effettuerà una serie di controlli a tappeto per combattere la piaga dei furti in tutta la provincia di Alessandria. L'incubo dei topi di appartamento e non solo è diventato una vera e propria ossessione per gli abitanti di Casale Monferrato, dell'Interland casalese. I ladri hanno preso di mira non solo alloggi e negozi, ma anche aziende e fattorie agricole. Agiscono di solito nelle tarde ore della sera, ma da qualche settimana anche in pieno giorno. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale hanno deciso di effettuare una serie di controlli incrociati nei paesi del casalese, dove l'offensiva dei ladri è più agguerrita. Il questore di Alessandria, Filippo Di Spenza, ha disposto una serie di controlli che saranno effettuati non solo dagli uomini del commissariato di Casale, ma anche dal reparto anticrimine. Paura e disagio anche nell'Alessandrino, dove si sono verificati una serie di episodi criminali, dal furto alla truffa, dalla rapina allo scippo. Dopo l'ennesima rapina in villa avvenuta nei giorni scorsi ai danni della pensionata Franca Gavazza alla frazione alessandrina di Quattro Cascine, il furto nell'abitazione dell'ex pugile a Novi Ligure, che avrebbe fruttato ai soliti ignoti 100.000 euro, i continui colpi ladreschi messi a segno nelle abitazioni dell'Alessandrino, è pronta a scattare una task force di polizia e carabinieri per combattere il fenomeno dei furti e delle truffe, soprattutto agli anziani. L'intero territorio sarà sorvegliato e controllato 24 ore su 24. Oltre all'impiego di volanti e gazzelle, sarà effettuato anche un servizio speciale di controllo con personale in borghese a bordo di autocivette. La lotta ai soliti ignoti è iniziata. Nel frattempo i carabinieri del nucleo investigativo di Alessandria stanno visionando i filmati della filiale della Cassa di Risparmio di Corso Acqui di Alessandria per individuare ed arrestare il bandito solitario che ieri, sotto la minaccia di un paio di forbici, ha rapinato la banca. Il bottino è stato di 11.000 euro. Si conoscerà il prossimo 13 febbraio 2012 l'attesa sentenza del processo Eternit. Ieri a Torino si è svolta l'ultima delle 65 udienze che hanno caratterizzato il processo dal giorno della sua apertura, il 10 dicembre di 2 anni fa. E intanto oggi le associazioni casalesi torneranno a riunirsi per discutere della proposta avanzata dallo svizzero Schmidheiny alla città di Casale. Sentiamo Katy Porcello. È in programma per oggi pomeriggio la riunione tra l'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto e i sindacati per discutere della cosiddetta offerta del diavolo. I 18, forse 20 milioni di euro che lo svizzero Stefan Schmidheiny avrebbe proposto alla città di Casale per ritirarsi da questo processo e altri eventuali in futuro saranno al centro di un'assemblea in cui con buona probabilità sarà ribadita la linea tenuta già nei giorni scorsi. Di qualunque offerta si tratti, se ne potrà parlare solo dopo la sentenza. Intanto ieri si sono ufficialmente chiuse le porte dell'aula del tribunale che per 2 anni ha ospitato le udienze del maxi processo Eternit, giunto ormai alle battute finali. Ieri l'ultima seduta, nel corso della quale hanno parlato ancora gli avvocati difensori dei due imputati, l'imprenditore elvetico Schmidheiny e il belga Louis de Carrier de Marchand. Si chiusa così la fase dibattimentale del processo, iniziata il 10 dicembre di 2 anni fa e terminata dopo 65 sedute che vanno ad aggiungersi alle 18 della fase preliminare. 83 udienze totali, ognuna delle quali è stata seguita con attenzione dai rappresentanti di comitati, familiari delle vittime e sindacati. E anche ieri a Torino sono giunti 4 pullman e un pulmino da Casale e un altro bus da Reggio Emilia, in tutto 230 persone, compresa una folta rappresentanza di studenti delle scuole del Monferrato. I PM Raffaele Guariniello, Gianfranco Colace e Sara Panelli hanno chiesto una condanna a 20 anni di carcere per i due imputati. Secondo Guido Carlo Alleva, uno dei difensori di Schmidheiny, il processo non ha dimostrato l'esistenza
assenza di responsabilità per l'elvetico, mentre per Cesare Zaccone, difensore di Descartier, a carico del belga non ci sarebbero elementi. Alle 13.30 è iniziato il conto alla rovescia per Casale e tutto il territorio, che ora attendono con ansia il momento del verdetto insieme a Cavagnolo, Rubiere e Bagnoli. Adesso tutti aspettano il giudizio, che sarà pronunciato tra 83 giorni esatti, il 13 febbraio del 2012. È stato condannato e resta in carcere l'albanese arrestato ieri dalla polizia al quartiere Cristo di Alessandria dopo aver espiato la sua pena. Il ladro sarà immediatamente espatriato. Ora la polizia è alla ricerca dei complici. Emma Camagna. Resta in carcere in attesa dell'espulsione dall'Italia il 19enne Gentian Kurtulla, il top d'appartamento di origine albanese, arrestato l'altro giorno dai carabinieri dopo che con due complici datisi alla fuga stava scassinando la serratura del portoncino di una casa al quartiere Cristo. Processato per direttissima con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, 2 anni e 8 proprio posti dal PM, e sarà espulso. In Italia era arrivato neppure un mese fa e solo da un paio di giorni si trovava ad Alessandria. Ha detto di essere stato fermato da due giovani ai quali, visto che parlavano la sua lingua, ha chiesto soldi. Non ne abbiamo, gli avrebbero risposto, proponendogli di rifornirsene con un furto. È andata a buca perché gli abitanti di quella casa, accortisi di quanto stava per succedere, hanno dato l'allarme. A pochi giorni dal tragico anniversario della strage di Nassiriya, stamane a Nizza Monferrato, la nuova caserma dell'arma dei carabinieri è stata intitolata ad una delle vittime di quel vile agguato, il luogotenente Giovanni Cavallaro. Alla cerimonia, oltre alla vedova, i figli, i parenti dell'eroico carabiniere, tutti i residenti a Nizza Monferrato, erano presenti anche il prefetto di Asti, il comandante generale dei carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta ed il comandante provinciale. Andiamo adesso, torniamo in provincia di Alessandria. Il comune di Bosco Marengo ed il Fondo per gli edifici di culto hanno siglato una convenzione per il complesso di Santa Croce, sede tra l'altro per diversi anni del World Political Forum. L'amministrazione comunale si occuperà della manutenzione straordinaria della prestigiosa struttura boschese e dei suoi arredi, stiamo vedendo tra l'altro le immagini. Lo scopo dell'accordo è inserire la chiesa di Santa Croce, edificio che risale al XVI secolo, all'interno del progetto del Museo Vasariano, inaugurato con grande successo, lo ricorderete qualche tempo fa, con l'esposizione delle opere dell'artista aretino in occasione dei 500 anni dalla nascita. In Consiglio Comunale il documento relativo alla convenzione con il Fondo per gli edifici di culto è passato solo con i voti della maggioranza. Una piccola notizia, ma davvero molto importante, che riguarda la sanità. Un importante intervento di espianto degli organi è stato effettuato questa notte all'ospedale di Alessandria. I medici hanno prelevato cuore, fegato e reni su un uomo di 46 anni con un'operazione che ora servirà a salvare la vita di altre persone, probabilmente da tempo in lista di attesa per un trapianto. Lo staff sanitario della struttura alessandrina, dopo l'intervento, ha voluto ringraziare la famiglia per una decisione che è davvero di grande sensibilità. E restiamo in tema, andiamo a Novi Ligure, dove si è parlato proprio di questo argomento, dell'importanza della cultura della donazione degli organi. Enrico Maria. L'universalità del dono, dialogo tra etnie. È stato questo il titolo di un convegno che si è svolto a Novi Ligure presso il Centro d'Arte Pieve in via Municipio. L'evento è nato da una sinergia tra il gruppo comunale Aido di Novi e la sezione provinciale Aido di Alessandria, che hanno organizzato questo momento di confronto con i cittadini sulla tematica della donazione degli organi, con particolare riferimento al valore che questo gesto assume nelle diverse culture. L'appuntamento novese è stato l'ultima tappa di un tour di incontri realizzati su tutto il territorio della provincia di Alessandria, con la finalità di dialogare con cittadini di tutte le etnie sul tema della donazione e del trapianto. Inserendosi nella cultura italiana, infatti, anche i nuovi concittadini sono chiamati a riflettere sulla possibilità di diventare donatori di organi dopo la morte e sul valore del trapianto come terapia per curare alcune patologie.
Donazione e trapianto sono infatti per l'associazione due lati della stessa medaglia, l'uno collegato all'altro. L'AIDO lavora da anni per promuovere la cultura della donazione e stimolare la popolazione a effettuare una scelta consapevole in merito. Recentemente, tuttavia, si è messo in evidenza come la popolazione stessa, per le sue caratteristiche di multiculturalità, interrogava l'associazione con nuovi bisogni, sia in termini di informazioni che di coinvolgimento. È così che è nato il progetto Donazione e Interculturalità Senza Frontiere, realizzato dall'AIDO provinciale di Alessandria nel biennio 2009-2011. L'idea è nata da una duplice esigenza: da una parte per stimolare tutta la popolazione a informarsi e responsabilizzarsi sui temi relativi a donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule; dall'altra per la necessità di portare i cittadini italiani e stranieri a considerare la solidarietà un valore sociale, un modo per diventare cittadino a tutti gli effetti, un arricchimento della propria cultura, una condivisione di emozioni con il prossimo. Andiamo adesso a Casale Monferrato. Prevenire l'obesità dei bambini attraverso una corretta alimentazione, uno stile di vita attivo. Questi sono i presupposti dell'importante progetto Crescita Equilibrata, promosso dall'ASL di Alessandria e dal CAI, il Club Alpino Italiano. L'iniziativa prevede una serie di incontri con genitori e insegnanti di bambini che frequentano la terza elementare di 4 scuole del territorio, che saranno guidati dalla dietologa Gabriella Caprino. Si svolgeranno anche alcune passeggiate organizzate dagli accompagnatori di alpinismo del CAI di Casale. E parliamo adesso di promozione del territorio, torniamo ad occuparci della importantissima candidatura UNESCO delle colline Langhe, Roero e Monferrato. Ieri una delegazione italiana si è recata a Bruxelles, dove ha portato tra l'altro i pregiati vini del Piemonte, fiore all'occhiello proprio di questo territorio. Sentiamo Alessandra Della Cà. Non è esagerato pensare che a certa gente il vino scorra nel sangue, come non è esagerato credere che in quelle che diventeranno pregiate bottiglie di rosso, rosato o bianco entri anche un po' di poesia delle Langhe Roero e Monferrato. Sono questi i requisiti vincenti che la natura ha donato ad un vasto lembo della provincia di Alessandria, che prosegue in quella di Asti e di Cuneo e che aspira giorno dopo giorno a diventare patrimonio dell'umanità. L'operazione è ambiziosa e coinvolge in un appassionato gioco di squadra tantissime persone, istituzioni ed associazioni che ancora ieri hanno portato a Bruxelles il meglio della storia vitivinicola delle 3 aree piemontesi candidate all'UNESCO. Sono innumerevoli gli esempi virtuosi di chi coltiva campi e vitigni da generazioni e generazioni, ed è questo che rende forte la proposta turistico-culturale lanciata da Regione Piemonte, le 3 province di Alessandria, Asti e Cuneo, le fondazioni Casse di Risparmio e i comuni coinvolti in questa avventura. La posta è alta, 30.500 ettari di vigne per un totale di 74 comuni più 150 limitrofi che potranno beneficiare di un incremento di visitatori considerevole nei prossimi 5-10 anni. Ora si attende solo la primavera, quando sarà l'aria frizzante di San Pietroburgo a decretare se le colline del Monferrato potranno indossare la corona dell'UNESCO. Valorizzare la gambarina, l'amministrazione comunale di Alessandria per la cultura, per questo progetto sono stati donati da Amag 5.000 euro per un nuovo impianto di amplificazione. Sentiamo De Vinci. Il comune di Alessandria e l'Amag hanno regalato un nuovo impianto di amplificazione al museo etnografico della Gambarina C'era una volta. Ed è stata la musica a creare le giuste suggestioni per far capire come il museo della Gambarina, un regalo come un nuovo impianto di amplificazione, sia cosa utile e molto gradita. Le musiche di Ennio Morricone e di Bacharov, con alcuni standard del jazz, del tango e della bossa nova, eseguiti magistralmente dal fisarmonicista Carlo Fortunato, hanno intrattenuto e creato le giuste atmosfere ai molti intervenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo impianto di amplificazione. Sarà consegnato a dicembre e sarà inaugurato con i convegni legati alla nuova mostra Malefice, dove si parlerà di sortileggi e antiche superstizioni. Un piccolo contratto pubblicitario da parte del gruppo Amag, che non solo sostiene lo sport ma sostiene anche la cultura.
e ci pareva che andare alla cultura delle radici, della memoria, di quello che molti non conoscono, non sanno, che non si trova sui libri di storia, che è stata per tanti anni tradizione orale e quindi magari si perde, possa essere invece sostenuto da questo piccolo sforzo economico. Come vi dicevo, non è una grande cifra, ma segna una disponibilità dell'amministrazione comunale e delle proprie partecipate di cercare di fare un regalo affinché l'attività della gamberina sia sempre più intensa. Questo credo che sia stato la ciliegina, il regalo di Natale, io lo chiamo così, per me, per l'AMAG, per l'Alegas, che ha sostenuto questo sforzo che ha fatto nei confronti di coloro i quali, con del volontariato, con dell'azione rivolta agli altri, cercano di portare avanti la cultura e, diciamo, in un certo qual modo la conoscenza di questa città che ha tante cose belle che magari tanta gente non conosce. Ha preso il via ad Alessandria il primo di una serie di incontri per quanto riguarda il corso di formazione dedicato alle donne in politica, indirizzato alle giovani ragazze residenti sul territorio. Sentiamo Mariella Bergai. Il nesso donna politica in Italia non funziona ancora. È solo grazie ad un decreto del 1945 che le donne hanno ottenuto il diritto all'eleggibilità, ma nonostante l'abolizione delle disparità di genere sul piano legislativo, rimane esigua la percentuale di donne presenti sulla scena politica. Se in molti settori le donne occupano un ruolo determinante, è il momento di capire perché ciò non avvenga in politica. Si occupa di questo il corso di formazione Donne, Politica ed Istituzioni, rivolto alle donne dai 17 ai 30 anni. È organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Alessandria, in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale dell'Università Amedeo Avogadro. I 6 incontri che compongono il corso intendono sensibilizzare le partecipanti ai problemi che riguardano il mancato accesso delle donne alla politica, sperimentare delle soluzioni a riguardo e incrementare in questo modo la partecipazione alla vita politica attiva. L'analisi storica della partecipazione politica femminile, l'evoluzione giuridica dei diritti delle donne e i pregiudizi sulla loro presenza sulla scena politica sono solo alcuni dei temi che intendono creare una maggiore consapevolezza nel pubblico femminile e che pongono in discussione lo stesso statuto delle democrazie occidentali. Il primo incontro ha avuto luogo nell'aula di Palazzo Borsalino ed è stato aperto dal presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità, Vittoria Gallo, che ha dato il benvenuto alle numerose partecipanti. Sostenere la cittadinanza attiva di giovani ragazze residenti nella provincia di Alessandria significa non solo ristabilire un equilibrio democratico della presenza di uomini e donne all'interno delle istituzioni pubbliche, ma anche implementare il bacino di possibili future candidate per le elezioni. Tra poco la pagina sportiva, parleremo di basket ed in particolare della strepitosa, si può dire così, vittoria prima in campionato per la 9 più Casale in Serie A. Seguire come sempre meteo e notizie utili e poi l'appuntamento con Aria Pulita. Vi ricordo però ancora una volta che l'informazione in diretta con noi inizia alle 12 con Dillo ad Aria Pulita, seguire il tradizionale appuntamento con il telegiornale e le notizie del territorio e poi alle 13 Aria Pulita con gli ospiti in studio, alle 13.30 tornerà il telegiornale. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci. Lo sport, in collaborazione con... Sognando l'Oriente, torna a sorprendervi. Nei rinnovati locali, per festeggiare il 6° anniversario, sconto del 30%. Anche sulle nuove collezioni. Mobili, arredo bagno, complementi d'arredo, oggettistica. Sognando l'Oriente, a Basaluzzo, sulla strada statale, Novio Vada. Aperto anche la domenica pomeriggio. Segnare 30 punti all'esordio in Serie A è un'impresa riuscita a pochi giocatori. E se questo è il preludio, per Mustafa Shakur si prospetta una carriera di tutto rispetto nel massimo campionato italiano. La guardia statunitense ha trascinato la 9 più Casale al primo storico successo in Serie A. Una vittoria che potrebbe valere doppio ed ora destinata a finire in archivio come l'impresa della 7ª giornata.
I Monferrini sono andati a vincere sul campo della squadra più prolifica del campionato, la Siliga Savellino, al termine di una partita che ha visto il quintetto di Crespi rispondere colpo su colpo ai campani. Nel terzo quarto di gioco lo strappo di Avellino, che per un attimo è parsa in grado di chiudere la partita, grazie all'energia di Ronsley, bravo a portare i suoi a più 10 sui rossoblù. Ma Casale non si è abbattuta e proprio nel momento più delicato ha dato il via ad una rimonta che potrebbe segnare la svolta definitiva per la sua stagione. Protagonisti Shakur e Gentile dal perimetro e sotto canestro l'ormai grandioso David Chiotti, 22 punti e 9 rimbalzi per lui. Il parziale di 21-3 ha affossato Avellino, incapace di reagire di fronte ad una Junior smagliante che ora si iscrive una volta per tutte a questo campionato con i primi 2 punti. Più che mai azzeccati gli innesti delle ultime settimane, Stevic ha contribuito a dare sostanza alla squadra, soprattutto a rimbalzo, mentre Shakur ha garantito quella vivacità che mancava. Il ragazzo cresciuto da Arizona, che l'anno scorso ha debuttato nella NBA con la maglia di Washington, non ha paura di attaccare il canestro, tira con buone percentuali ed in pochi giorni è diventato il vero go-to guy della squadra, la prima punta, l'uomo che deve garantire punti, soprattutto nei momenti più difficili. Meglio di lui al debutto in Serie A hanno fatto solo Marlon Garnett e Tyrone Nesby nel 2003 e Ramunas Siskauskas l'anno seguente. Domenica Casale tornerà al Palaferraris, dove sfiderà Montegranaro, squadra assolutamente alla portata della 9+. Lo Sport, in collaborazione con Sognando l'Oriente, a Basaluzzo, sulla strada statale 9 Ovada. Aperto anche la domenica pomeriggio.